Ti senti come un pesce fuor d'acqua? Hai la mente annebbiata e fatichi ad uscire dalla tua confusione? Hai paura di commettere errori a causa della tua atavica distrazione e ti capita spesso, girando in auto o anche a piedi, di perderti, nel senso di non comprendere esattamente la direzione verso la quale ti stai recando? Hai difficoltà a memorizzare i luoghi, i percorsi, i volti delle persone? Dimentichi spesso le chiavi, il cappello, la sciarpa, l'ombrello. Hai bisogno di scriverti tutto, altrimenti rischi di dimenticarti, rischi di perderti nei tuoi pensieri e non accorgerti che sei in ritardo per un appuntamento. Ti senti molto a disagio e molto in pressione se ci sono dei tempi che devi rispettare. Se ti riconosci in questa descrizione, probabilmente sei un soggetto clematis. Clematis è uno dei fiori di Bach. E probabilmente sarebbe in grado di aiutarti a uscire da questa condizione, che per te sicuramente è atavica, è presente da sempre. Il fiore di Bach Clematis è infatti un fiore che si chiama costituzionale, è uno dei 12 guaritori, è uno dei primi 12 fiori che Bach ha scoperto e corrisponde proprio a una tipologia ben precisa di persona. Benvenuti sul mio canale, io sono Claudia Navarini, counselor e esperta di fiori di Bach. In questo canale parlo di crescita personale, dei fiori di Bach e dell'argomento delle 5 ferite e nella vita accompagno le persone in percorsi di counseling in cui utilizzo anche i fiori di Bach. Il fiore Clematis contraddistingue le persone che hanno la testa fra le nuvole e hanno bisogno di portare la loro energia più in basso, più nella vita, più nella realtà. E queste persone mancano di quello che in via energetica viene definito radicamento, ovvero mancano di una vera e propria adesione al senso di realtà e di una partecipazione reale alla vita di tutti i giorni. Clematis è una pianta arrampicante, ovvero non affonda mai le sue radici nella terra, ma i suoi semi si fermano sui rami di altri alberi e qui affondano le radici. Si tratta quindi di una pianta, tra virgolette, parassita, che sfrutta le radici che hanno già piantato altri alberi per poter soddisfare le sue esigenze. Questo particolare fiore di Bach è un minuscolo fiore bianco molto bello. Se sei un soggetto clematis, ti piace molto sognare, fantasticare, ma nella realtà dei fatti non arrivi mai a portare nel concreto quello che sono i tuoi sogni e i tuoi desideri. Manchi proprio della fase di passaggio all'azione. Forse in questo c'è anche la consapevolezza, che per certi versi può essere anche corretta, che là fuori ci siano molti ostacoli e impedimenti e che sia necessario affrontarli per riuscire a far decollare i propri sogni. Ma non provarci nemmeno significa proprio mettersi ai margini della vita, stare a guardare la vita mentre gli altri la vivono. Significa essere dei rinunciatari, avere deciso che tanto comunque non ne vale la pena e questo è veramente un peccato. E infatti le personalità clematis in stato negativo non completano né la loro crescita né il compito per il quale sono arrivati qui, il compito che devono svolgere all'interno della comunità umana. E poiché in questo canale parlo di ferite, vi dico subito che i soggetti clematis sono tipicamente e marcatamente appartenenti alla ferita da rifiuto. I clematis hanno di solito un animo gentile, sono persone dolci ed educate, molto rispettose degli altri e anche piuttosto spirituali. Per cui è un vero peccato che queste persone rimangano sulla nuvoletta senza portare nel concreto le loro qualità. Quando una personalità clematis è espressa nel suo aspetto negativo, si rimane distanti dalla vita e finiscono con il perdere di vista obiettivi e aspirazioni, lasciandosi vivere. In questo modo, tra l'altro, si negano i piaceri della vita, specialmente quelli correlati ai cinque sensi. La loro energia, infatti, come tutte le persone appartenenti alla ferita da rifiuto, tende ad essere concentrata nella testa. Un'altra caratteristica sono le mani fredde e i piedi freddi, caratteristica che li accomuna ai soggetti water violet. Edward Bach definì lo stato clematis negativo come una forma elegante di suicidio, ovvero di non vita. Quali sono gli effetti, ora vedremo, che determina l'assunzione del fiore clematis nelle persone che ne hanno bisogno? Clematis è una vera e propria discesa nel corpo fisico e nella vita. Significa scoprire colori,
profumi, sapori, di cui si ignorava praticamente l'esistenza. E queste cose mi sono state descritte molte volte dai clienti. Si scopre il piacere di vivere, il gusto di vivere e l'amore per sé, cose che prima erano quasi delle sconosciute. Questo fiore spesso rende le persone capaci di riprendersi in mano la propria vita, di passare da quel lasciarsi vivere al vivere e di perseguire il proprio scopo creativamente e collaborando con gli altri. Con il fiore Clematis si riesce ad affermare il proprio desiderio di esserci, di appartenere e di portare con originalità il proprio contributo, scoprendo che la felicità sta proprio nel comprendere e mettere in pratica il proprio scopo di vita. Clematis è una chiamata a partecipare alla vita e a farlo nell'unico e speciale modo che ci contraddistingue. Questo è possibile soltanto nella misura in cui quello che facciamo ci porta gioia. I soggetti Clematis di solito hanno molta difficoltà a lavorare se non avvertono gioia in quello che stanno facendo, se non lavorano per la nobile causa che anima il loro mondo interiore. Non hanno molta adattabilità, ma quando scelgono di esserci, vedono e perseguono il loro scopo con chiarezza, passione e determinazione. Quando riescono a recuperare la distanza tra la loro interiorità e il mondo circostante, hanno spesso un risveglio acutissimo dei sensi. Ora vi parlo di alcune testimonianze e ve le descrivo con le esatte parole che mi hanno riferito alcuni clienti. Con il fiore Clematis ho ricominciato a cucinare cose buone. Mi piace dedicarmi alla cucina e sono felice per questo e mi metto a cucinare con immenso piacere. Prima cucinavo schifezze, sento di nuovo la pienezza dei profumi, dei sapori, dei colori. Avverto tutto ciò che è mediato dai cinque sensi con maggiore intensità. Sono talmente inebriata da tutto quello che mi trasmettono i cinque sensi dall'aver bisogno di introspezione e solitudine per gestire questa quantità enorme di nuove e gradevoli informazioni che ricevo dall'ambiente esterno. Riesco a immaginare il futuro che vorrei e sento che mi sto muovendo in quella direzione. Ora so che è possibile e che devo farlo. Hai mai usato il fiore Clematis? Oppure pensi di averne bisogno? Scrivimelo nei commenti. Questo video termina qui. Non dimenticarti di iscriverti al mio canale e alla mia newsletter per rimanere aggiornata su tutti i miei contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!